Ciao! Buon Natale! Quest'anno ruberò tutti i regali! Sarà un Natale fantastico! Sarò nelle vostre case, nei vostri camini! Voi aspettate Babbo Natale, invece arrivo io, il Grinch! Vedo l'ora! Ah, ci vediamo presto, presto! Iniziamo col tutorial. Ho iniziato versando del lattice liquido in una ciotolina e facendo uno strato sotto al naso dove ho accartocciato un tovagliolino di carta. E ho ricoperto il fazzoletto con altro lattice per farlo aderire bene al naso e per appiattire un po' la superficie. Dopo aver fatto questo primo strato, prendo un altro fazzoletto, lo piego a metà e lo vado ad attaccare su quello di prima e vado a fare un altro strato con il lattice e state bene attenti quando il lattice va intorno agli occhi perché brucia un po', quindi meglio tenere gli occhi chiusi. E vado a ricoprire anche il mento con il lattice in modo da avere uno strato uniforme e visto che il Grinch ha questa faccia piena di rughe e non deve essere appunto liscia, vado a picchiettare il lattice su tutta la superficie del mio viso. Per far sì che il lattice asciughi in più in fretta, vado ad utilizzare un asciugacapelli. E per fissare il lattice vado ad utilizzare una polvere trasparente della Bennai. E ricordiamoci sempre di fissare, di andare ad incipriare il lattice dopo ogni strato, altrimenti si attacca a se stesso. E adesso, sempre con il lattice, passo alla parte superiore del viso e vado a picchiettare uno strato di lattice intorno agli occhi, tenendo la pelle ben tirata e facendo attenzione a non rilasciarla finché non avrò essiccato il lattice e applicato uno strato di cipria, in modo da avere tutte rughe quando vado a rilasciare la pelle. Asciugo il tutto con un asciugacapelli, come precedentemente. Una volta asciugato, vado ad incipriare il tutto. Potete vedere una volta che ho rilasciato le varie rughe che vengono fuori. Stendo uno strato di lattice sul resto della mia pelle e tengo sempre tesa la fronte e la vado a rilasciare come prima, solo quando avrò asciugato e incipriato lo strato di lattice. Vado a coprire le mie sopracciglia con una colla Pritt Stick.
E dalla mia paletta Aquacolor della Crayolan vado a prendere il colore verde, quindi lo mischio con dell'acqua e inizio a colorare tutto il viso con questo colore. Adesso invece dalla palette Supra, sempre della Crayolan, potete prendere qualsiasi trucco in crema, vado a prendere il verde un po' più scuro e con un pennello, questo è lo Stippling Brush della Real Techniques, vado a tamponare il colore in diversi punti per dare appunto un effetto tridimensionale e non avere solamente un blocco di colore unico. Ancora più dimensioni al viso, vado a prendere sempre dalla palette Supra il colore giallo in crema e lo tampono in diversi punti del viso. E adesso utilizzo il nero della palette Aquacolor, quindi un qualsiasi nero da body painting o face painting andrà bene, e con un pennello da eyeliner inizio a disegnare il naso del Grinch. Adesso vado a disegnare i vari puntini sotto il naso. Inizio adesso a tracciare le rughe e il Grinch ha queste tre rugone grandi che vanno da sopra il naso fin sotto il mento. Vado a tracciare adesso le rughe sulla fronte, che appunto il Grinch ha questa fronte sempre arricciata e piena di rughe. E un po' di rughe anche intorno agli occhi. Per rendere le rughe un po' meno nere, vado a passare al di sopra del marrone, sempre da body painting, e aspetto che si asciughi e ci darà questo effetto meno intenso. Traccio una linea di eyeliner sulla palpebra mobile. Traccio l'eyeliner anche sotto e vado ad applicare le ciglia finte. Adesso applico una colla a base di acqua che si usa molto negli effetti speciali per attaccare pezzi finti sulla propria pelle e deve essere trasparente prima di poterci attaccare qualsiasi cosa e quindi aspetto un po' che si asciughi, vado ad applicare questi peli, capelli verdi poco a poco, ne taglio un piccolo pezzetto e mi aiuto con delle forbici. Thank you.
e vado a formare queste sopracciglia molto folte che sono appunto caratteristiche del Grinch e mi occuperò in seguito di curvarle sopra il cappello. Proseguo applicando il Prosade anche ai lati del volto. E applico anche ai lati della faccia questi peli verdi, che sono appunto i peli della barba del Grinch. Quindi continuo con lo stesso procedimento fin sotto al mento e passo all'altro lato del viso. Una volta finito di applicare tutti i peli, li vado ad aprire con le mani e potete anche pettinarli leggermente. Tempo per il cappello di Natale. Ed ecco il risultato finale. Non so se sono più bella io o più bello il Grinch. Ditemi voi. Ci vediamo presto, presto! Ragazzi, grazie per aver guardato. Come sempre, se vi piace il video, datemi pollice in su, condividetelo. Non dimenticate di iscrivervi al canale. Ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!